per me, non perché sono del Casamato, perché io non sono sciovinista, cioè a me non è che mi piace essere nazionalista, ho detto proprio fa bacia la sia, madama Filippi, che io non vorrei che voi tenete importante perché c'è stia la masseria, madama Filippi, perché a fianco c'è stia la masseria là, poi c'è stia la masseria la destra, poi c'è stia Sanzossi, cioè ogni masseria è importante alla sua storia. Io sto andato sotto al castello, ma non è che mi ritengo importante perché stico sotto il castello. Insomma, non bisogna mettere i gradi, aumentarsi la tavola. E per questo vengo chiamato revisionista dagli storici civici, perché cerco di basarmi sui dati concreti che a volte ovviamente contrastano con questi blasoni che fa piacere sentirsi dire e sentirsi attribuire. A me mi piace essere nisciuto. Metto sì, stai. Lo era Ulisse. Però facevi accenni di cose, vabbè. Io dicevo questo, questi 10 anni di convivenza, di frequentazione, quindi del re Assoma, di una feudataria, che poi ebbe un momento in cui con la morte di Alfonso, di contrasto col figlio Ferrante, perché figlio naturale di Alfonso, perché Ferrante pensava che lei aspirasse alla corona. E lui venne qui con gli armigeri e lei dovette scappare dal castello d'Alagno, perché non era ben difeso, e si rifugiò nel castello montano dove sta la chiesa di Castello di Santa Maria a Castello. Lo dico questo perché questo fa pensare al fatto che quel castello montano, normanno, forse anche longobardo, doveva essere ancora accogliente. Voi se salite lì adesso non vedete niente, perché tutti i cespugli di Perciole, di altre case, coprono gli altri murali che comunque ci sono. Io feci un intervento presso i ristoranti che tagliate almeno gli alberi, perché tu fa che illumina, si vede dall'autostrada. Quindi avete un addirittura chiaro. Si potrebbe vedere dall'autostrada questa, sì, se tu illumini, se tu illumini, tu tieni conto che la chiesa sta sul muro che è del castello, quello di sotto, no? E quindi si potrebbe tranquillamente là hanno tagliato anche il fronte, ma anche l'erba, comunque diciamo che se non c'è una volontà propria e un interesse, una passione. Una torre hanno modificato, sì, ci hanno fatto detto. Voglio dire che nel 1450 diciamo, il castello montano era ancora agibile, quindi lei si rifugiò lì per non essere assediata da Ferrante, che era. Poi dovette scappare e andò a Roma e morì a Roma. Tutto questo po' di storie che io ho fatto pure lunghi, perché dovevo farlo più corto, comunque è venuta abbastanza lunga, richiederebbe una maggiore conoscenza da parte di chi decide il futuro poi del castello, che non mi pare che ci sia questa consapevolezza, e quindi richiede che la popolazione si attivi, cosa che fa da parecchio tempo già il gruppo del comitato per il castello d'Alagno. Vorrei aprire una piccola parentesi, io non ho invitato tutti i circoli per sostituirmi, buonasera. Per sostituirmi a quelle che erano le iniziative degli altri circoli del comitato, che sta facendo un buon lavoro, ma ho fatto questo invito per far sentire la voce del laboratorio di ricerca della terra dei Lucani, che è quella che pubblica la rivista Fenzen, per dire che noi faremo questa proposta. Io dopo ve la leggo, se siete d'accordo io la firmo e la presentiamo. Poi ce ne sono altre cose che prenderanno quelli che hanno voglia e la passione e la volontà di cercare di affermare questa destinazione culturale del castello storico. Quindi io non mi voglio sostituire a nessuno. Posso uscire un attimo? Ma ti blocco? Allora, smettiamo subito. Non il castello, magari che gli regala una parte 12.000 ducati, una cosa del genere. No, quando acquista sopra per 12.000 ducati è il fratello che lo compra dal re e poi lo passa alla sorella. Cioè, c'è questo giro che comunque è dal re che arriva Lucrezia.
però passa dal fratello. Insomma, è una finta. Sì, diciamo che è un per modo apparire. Evidentemente all'inizio per non far risultare che scusa, Angelo, perché io non sono di sopra, sono mero un casale allora. Questa è una bestemmia. Domanda, io capisco che siamo antipatici ai colani e ai nonani sono antipatici a noi, fammi finire, dopo fai finire, io arrivo alla conclusione. Io sono, non so niente. Noi al tempo dei romani eravamo Agernolanus, cioè eravamo un territorio in cui i nonani avevano delle fattorie, venivano qua e producevano. E i sommesi, diciamo, fino all'Ottocento portavano i loro animali, i loro prodotti al di Roma. Questo diciamo fino all'alto medioevo. Poi dall'897, dico una data precisa perché in un documento scritto storico compare Somma, cioè fino all'897 Somma non compare. Quindi fino diciamo che un secolo prima o due secoli prima noi eravamo del ritornato. Diveniamo Somma dall'897, oggi con le ricerche che abbiamo fatto. Se nato trovo un altro documento del 600, del 700, andiamo più indietro. Però, cioè, fino a questa data possiamo dire solo che Somma quindi nasce come paese autonomo dal IX secolo in poi, citato anche dagli storici. Sì. Quindi non solo nel documento, ma anche dagli storici. Una cosa, siccome il nuovo sesto, questo Verdiano, che era uno storico Verdiani, no? Che ha scritto... No, Leone, non lo so. Leone, Ambrogio, nel 514. Che cosa dice di questo? No, lui già nel 1514, rispetto all'897 di cui parlo io, sono passati 600-700 anni, insomma, diciamo, noi abbiamo documenti del XI secolo, del 1000, in cui insomma già compare nei documenti benedettini, perché la zona, diciamo, da Madonna dell'Arca fino a Ottaviano erano tutti possedimenti benedettini, poi diventano domenicani a San Domenico qui in piazza, poi diventano dei Certosini, quest'altro palazzo sì, che abbiamo. Senza che ci sia un convento benedettino? Ci sono. Ah, ci sono. Ci sono. Erano conventi, questi di cui sto parlando, di San Sosso sono gesuiti, sì. San Maria e Pozzo sono francescani. Questi parecchi, dove io ho fatto il conto, sono più di 11, perché ci stavano gli agostiniani, gli eremiti, San Giovanni di Dio. Comunque stiamo uscendo fuori tema. Per ritornare invece alla forte rivalità tra Nola e Somma, se ne attraccia nel capitolo della collegiata che viene istituita nel 1600, fine 1500, in cui Nola, che fa la processione davanti alla piazza del Duomo, e il vescovo chiede ai canonici del Casamale: voi dovete venire e portarci in dono come si chiamano, le posate e le brocche in cristallo come dono del capitolo di sopra, perché la collegiata era un capitolo alla capitolo di Nola. I canonici ci sono, non ci vanno, e quindi diciamo che è una differenziazione che si è affermata. La rottura? Sì, ma già questo dal punto di vista religioso, punto di vista laico, una volta che esisteva un comune, esisteva il comune. Noi abbiamo notizie dei nostri sindaci dal 1200, con i quartieri di Prigliano, Margherita e Casamale. Più Casali, sì, più Casa Universitas si chiamava. Più Casali, più Casali significa San Anastasio, Massa, Cercolo. Fino a Ponticelli e Ponticelli. Ponticelli si chiamava Terzium. E questi erano tutto territorio suo. San Anastasia 1. Certo. San Anastasia diventa comune nel 1806. Cioè adesso. L'hanno celebrato. Sì. Vabbè, tutte queste storie. Lui ci porta fuori strada, lui è contento perché facciamo una storia del paese. No, io però dovremmo arrivare alla conclusione del nostro discorso. Quindi il coinvolgimento delle altre associazioni, stavo dicendo, serve a mettere tutti insieme per fare pressione sull'amministrazione, perché una cosa sappiamo, che il consenso loro lo cercano, perché vogliono essere rieletti e quindi sono sensibili alla popolazione che esprime un certo... E poi l'ideologia.
Io non li ho mai votati, però chi vuole può tranquillamente, io rispetto il voto di chiunque, chiunque li può votare perché ha il suo motivo, no? Però noi, quello che dico io, bisogna far sentire che noi la pensiamo in un modo diverso, come la pensiamo. Allora, il motivo, il piccolo momento dell'inaugurazione che si dice, si fa in un giorno, due giorni, tre giorni, si fa una cosa e finisce lì. La cosa più importante è la terza cosa commessa, cioè la cosa commessa al terzo punto di questo documento, in cui io dico di aprire un antiquario, cioè di mettere due testanze, la stanza, lo lascio, perché arrivare a un momento di loro, in cui raccogliere i reperti che mi saranno restituiti, perché il giudice ha condannato la sovrintendente, a restituire i frammenti al denunciato. Io questi qui è chiaro che non li voglio tenere più, e quindi ho bisogno di un luogo dove depositarli. Quindi in questo documento, come terza cosa, io chiedo al comune quindi di una apertura di una sala, di un antiquarium, di una cosa qualsiasi, per depositare il materiale che mi viene restituito. Questo dovrebbe essere, che poi è il motivo per cui su sua spinta lui è l'archeologo, il nostro archeologo, lui, il colpevole di tutto. È un timbro, è un sigillologo. Lui, Gerardo Calassa, è un esperto ormai sul territorio di Somme, è l'unico esperto in archeologia. E io mi baso molto su quello che dice lui. E ho accolto molte dei frammenti che mi ha portato. Me li portava sporchi, io glieli restituivo, dice, me li dà, io li riprendo, ma me li dai puliti, perché non è detto che i legge lo hanno puliti, si crasca il caduto corto, che poi aggiunge nei guai io. Ma poi lui mi ha tratto in faccia per testimoniare che io chiedevo di dire la verità e non di costruire delle fantasie. E quindi il motivo per mettere questi piccoli pezzi, che poi ci sono stati alcuni che sono veramente importanti, quindi chiedo un frammento di un mosaico con delle tessere grandi come un'unghia della zona del Sant'Angelo Carmine, che è secondo me la più ricca di Somma, come sono reperti. Ciao, grazie l'avvocato che ci ospita molto spesso, ci ospita il nostro mecenate, perché lui ci fa cenare abbastanza spesso. Mi ci vuole bene da un sacco di tempo, però con l'avvocato. A prescindere che mi ha difeso davanti al giudice. L'ha strappato alla gara. Mi ha strappato alla lettura forzata. Allora, questo dovrebbe essere il nostro cavallo di Troia. In che senso? Cioè, noi portando il tutto la castellella di sotto ci potremmo scrivere partitella, abbadia, i luoghi dove l'abbiamo, se hanno trovate. Distinguendo anche i tipi di